Com'è andato il tour ciclistico? È andato benissimo, per noi è una grande soddisfazione anche perché chiudiamo un progetto che è iniziato anni fa, quindi siamo strafelici. Non è successo niente che è la cosa fondamentale, siamo sempre più uniti, abbiamo raggiunto un nostro obiettivo importante e quindi non possiamo che essere orgogliosi, orgogliosi per noi stessi e mi permetta anche orgogliosi per la nostra città, perché noi siamo andati in giro con il nome Mazara del Vallo e penso che questo sia una cosa importantissima. Una società ciclistica come la nostra che ha ottenuto questo risultato per noi è un motivo di orgoglio e la presenza del Presidente del Consiglio oggi qua lo testimonia, quindi va bene così, continuiamo così per il bene nostro della città. Direi un bilancio a dir poco positivo perché abbiamo vissuto un'esperienza veramente indimenticabile. Abbiamo portato il nome dello sport in diversi paesi, in diversi comuni della Sicilia e abbiamo portato in giro il valore dello sport, quanto sia fondamentale fare sport in qualsiasi età. E lo dimostra oggi che ci sono diverse fasce di età, siamo riusciti a fare circa 550 km con un bel gruppo coeso e compatto, con un po' di sofferenza ma con tanta armonia dentro. E questa è la cosa che ci ha portato fino a qui. Volevo ringraziare uno per uno i miei compagni. Buongiorno, ciao Mazara, Peppe Morello. Buongiorno Dario Giacalone. Buongiorno Francesco Amato. Ciao a tutti, Pietro Cipolla. Ciao Pietro Triolo. Buongiorno Paolo Messina. Ciao Gerlando Burgio. Davide San Martino. Ciao a tutti gli sportivi, Cristian Marino. Complimenti alla famiglia ortotecnica di Mazara del Vallo, al suo presidente, al suo capitano, nonché a tutti i componenti. Hanno fatto 550 km per rappresentare la città di Mazara del Vallo nelle più belle piazze della Sicilia tutta. Quindi complimenti e auguri.